Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi un sacco di news riguardanti i leaks più interessanti di Fortnite, quello che ci dovremo aspettare di già nella nuova patch, non quella che è uscita ieri, bensì quella che uscirà settimana prossima, la 7.0.2, e ovviamente ragazzi un sacco di curiosità che ancora forse non sapete. Intanto ve lo ricordo subito ragazzi, un bel pollicione in su se vi piacciono i miei video, mi raccomando iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le news. Intanto ragazzi, ovviamente la stiamo vedendo dietro di me alle mie spalle, la nuovissima spada. Come vedete il tipo a cui sto sparando, vedete che ha un fascio blu ragazzi, vuol dire che ha ottenuto la spada ed è la nuovissima arma che è diventata parte integrante dei nostri Battle Royale. Quindi vi faccio subito la domanda ragazzi, la domanda di oggi: come vi sembra la nuova spada? Secondo voi ha rovinato il gioco? Secondo voi è OP? Non vi piace? Fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti, perché ne sono davvero davvero molto curioso. Quindi ragazzi, ciancio alle bande, bando alle ciance, andiamo subito a vedere la prima notizia interessantissima che è stata recuperata nei file di gioco. Come vedete ragazzi, abbiamo trovato nella sottocartella wraps, le wraps sono, no, quelle che ti mangi, le wraps sarebbero i rivestimenti delle armi, le skin delle armi, una nuova stringa che si chiama Candy Cane.wasset. Sembrerebbe ragazzi che arriverà una nuova skin per le armi e per i veicoli dedicata proprio alle festività natalizie. E voglio dirvi di più ragazzi, abbiamo anche un'immagine prot recuperata appunto nei file di gioco. Come vedete è molto molto simile alla copertura che ha il piccone il Candy Axe, se non ricordo male, quello a forma di piede di porco, però con tutto il colore di Natale e le lucine intorno. Come vedete ragazzi, abbiamo anche un'idea di come potrebbero diventare le nuove armi con la nuova skin, che è veramente veramente tanta roba ragazzi. E secondo me il fatto che Epic Games possa sfruttare le skin per inserire contenuti aggiuntivi e quindi personalizzare in qualche modo le nostre armi è davvero una figata. Mi piace veramente un sacco l'idea, anche perché non sarebbe sbagliato pensare che potrebbero esserci in futuro delle skin che verranno regalate con degli eventi speciali o con il raggiungimento di alcuni traguardi. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo ovviamente di un'altra figata, un altro leaks incredibile che è stato recuperato dentro i file di gioco ragazzi. Questo che vedete, questo è uno spaccato in poche parole, ma la cosa che ci fa davvero sobbalzare è il nome là in alto. Come vedete si chiama Backpack Pets Gingerbread Man. Allora ragazzi, sappiamo e stiamo cercando oramai di capire se davvero arriverà oppure no il pan di zenzero, il saccheggiatore felice, insieme ovviamente anche alla gingerbread, adesso non ricordo il nome in italiano, insomma le due skin fatte con lo zenzero. Molti giustamente dicono perché allora se rimettete delle skin non fate come lo Skull? Quindi chi aveva lo Skull prima che venisse riproposto nello shop ottenga un qualcosa di esclusivo. E sembrerebbe ragazzi che Epic Games questa volta non darà uno stile personalizzato per chi aveva già il pan di zenzero o la gingerbread, ma si parla addirittura di un nuovo animale come backpack. Non sappiamo se in realtà questo sia la teoria giusta. Io
se devo dirvi la mia, mi auguro di no, perché spero che sia invece un nuovo animale di Natale che potrà invece essere utilizzato da tutti, ma posso comunque capire che sia giusto regalare qualcosa di extra per chi già aveva acquistato la skin del Pan di Zenzero quando uscì l'anno scorso. Andiamo avanti ragazzi, le notizie ovviamente non sono finite e voglio parlarvi di un post su Twitter. Un utente necro scrive, ve la traduco in italiano, vorrei chiedere se c'è qualche miglioramento, se c'è qualche cosa in programma riguardante gli aeroplani, perché sembrano un po' troppo OP e volevo sapere se fosse possibile che i giocatori che guidano l'aeroplano subiscano dei danni o comunque non siano così avvantaggiati dall'uscire dall'aeroplano, anche perché molti utilizzano l'aereo tipo come kamikaze, poi si buttano con il paracadute e ovviamente possono, come si dice, killare senza problemi gli avversari. Risponde ragazzi Eric Williamson, se l'abbiamo già visto più volte in questi video in queste ultime settimane, che è il creative, non mi ricordo, comunque uno dei capoccia di Epic Games, che dice sì, noi stiamo valutando ovviamente l'idea di, oltre che di prendere danni, già lo sappiamo dalla patch 7.0.1, quella di ieri, i passeggeri e il guidatore, se esplode l'aereo, subiscono un numero variabile di danni, ma sembrerebbe ragazzi che possano anche inserire la possibilità di non poter aprire il paracadute quando l'aereo è molto vicino al suolo, il che avrebbe anche un senso, perché non è proprio reale che tu, se sei a 30 centimetri da terra, ti butti dall'aeroplano e puoi aprire il paracadute. Quindi avrebbe più senso che se tu giochi l'aereo da kamikaze rischi di crepare. Ovviamente una cosa che staremo a vedere con precisione nella nuova patch 7.0.2. Tra l'altro ragazzi, nella nuova patch arriverà anche un aggiornamento che secondo me è fondamentale per tutti noi che usiamo i veicoli. Vediamo se riesco a farvelo vedere. È questa un'immagine che è stata estrapolata proprio probabilmente da un gameplay in test, e come vedete ragazzi, sotto alla barra della salute del personaggio appare la barra della salute del veicolo. Ci sta tantissimo secondo me come cosa, è un piccolo accorgimento che comunque merita di essere inserito e sicuramente migliorerà un sacco il gioco, anche perché sia sott'occhio quanta è la salute del nostro veicolo, quad o aeroplano che sia. Ma andiamo avanti ragazzi, e voglio chiudere parlando di una cosa incredibile. Ovviamente se giocate a Salva al Mondo lo sapete sicuramente, sto parlando ragazzi della fase finale di Valar Guta, l'atto 3. Che cosa è successo ragazzi? Hanno pubblicato ieri pomeriggio, non ve l'ho caricato ieri perché vi avevo già mandato su parecchie cose relative alla spada, ma ieri hanno caricato questo tweet che praticamente spiega che il re della tempesta è arrivato, dice con precisione il tweet. Praticamente ragazzi, tutti i giocatori che sono riusciti ad arrivare a Valar Guta, all'atto 3 di Valar Guta, potranno affrontare una missione nuovissima ed extra che permetterà di attaccare e di killare il re della tempesta che stiamo vedendo. E non è proprio tutto ragazzi, dovete sapere che chi riuscirà a batterlo otterrà ragazzi questa figata direttamente a casa vostra. Epic Games vi regalerà e vi spedirà questa spilla a edizione limitata fatta proprio per aver completato Valar Guta ragazzi. Bisogna ricordarvi però che ci sono due piccole regole importantissime, delle informazioni che dovete sapere, altrimenti non potrete ottenere questa spilla. Devi avere ovviamente un account Epic Games con un indirizzo email valido, e fin qua ci siamo. Devi avere autenticata l'autorizzazione a due fattori, vai a cercare perché ho fatto un video su come fare l'autenticazione a due fattori, e devi avere sbloccato l'incarico Re della Tempesta.
L'incarico si ottiene completando la campagna Alzati e combatti. Io non gioco tanto a Salva il Mondo, ma sicuramente voi lo saprete meglio. Una volta che completerete e che ucciderete il boss finale, vi arriverà una mail direttamente da Epic Games, dove voi direte i vostri dati personali, il vostro indirizzo, e quindi Epic vi spedirà direttamente a casa vostra questa fantastica spilla. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un super pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!